Bene, cominciamo. Buongiorno di nuovo a chi si sta connettendo. In questa stanza, in questa oretta, parleremo di gioco storico in un modo un po' diverso rispetto a quello che è la concezione di gioco storico normalmente. E ho avuto il piacere di invitare due case editrici che sono Pendragon Game Studio e Studio Supernova, perché hanno avuto il privilegio, diciamo così, e anche un po'... sono stati dei pionieri forse in questo senso, e hanno portato in Italia due giochi che hanno avvicinato giocatori non appassionati alla storia al gioco storico. Stiamo parlando in particolare, io ovviamente sono pronta qui, prendo le scatole piccoline, di This War of Mine e di No Passaran. Intanto, prima di cominciare, io mi devo togliere un dubbio amletico che chiedo a Silvio. Pendragon o Pendragon? Come lo chiamate voi in azienda? Alla latina o alla greca? Pendragon, però non lo so quale sia la pronuncia corretta, forse dovremmo chiedere a un anglosassone, visto che viene dalla... La pronuncia è Pendragon è greca e Pendragon è latina, quindi voi la chiamate Pendragon e noi continueremo a chiamarla Pendragon, che ci piace tanto. Allora, io vado in ordine semplicemente di uscita, ecco, diciamo così, di pubblicazione, quindi partirei con parlare magari un attimo di This War of Mine. E la scelta di pubblicare in Italia un gioco così particolare, che sappiamo tutti ovviamente preso da... il famoso videogame, un videogame di grande successo, è avvenuta con consapevolezza, nel senso sapevate benissimo che tipo di prodotto andavate a portare in Italia. Beh, no, direi che invece no. È stata più, diciamo, una situazione fortunosa, capita spesso quando sei nell'ambiente da tanti anni, facendo tante manifestazioni, tante convention, che e vieni avvicinato da qualche editore che ti propone qualche gioco nuovo, qualche progetto, e così è stato per This War of Mine. Eravamo in una chiamiamola una gathering di Heidelberger, che è una casa editrice tedesca assorbita da Asmodee qualche anno fa, e dove venivano presentati diversi giochi, diversi progetti da casa editrice partner di Heidelberger a content creator, giornalisti, negozianti, eccetera, eccetera. Era un piccolo evento chiuso che faceva Heidelberger a casa Stalek, quindi all'interno anche di una bella ambientazione. Uno dei nostri partner, in quel caso l'azienda polacca Galacta, avvicinando, dicendo: abbiamo un progetto nuovo, non possiamo mostrarlo a tutti perché siamo sotto NDA, mi hanno fatto entrare in una stanza chiusa, il tavolo era apparecchiato e mi hanno fatto giocare, non mi hanno specificato di cosa si parlasse, che tipo di gioco era. Ci siamo seduti e abbiamo giocato, e io devo dire che il gioco per computer non lo scrivevo, perché facendo questo lavoro poi abbiamo sempre meno tempo per divertirci, e l'abbiamo imparato a conoscere molto profondamente ovviamente dopo, ed è stato subito... è un gioco completamente diverso da tanti altri, non è sicuramente una simulazione storica, quindi è un po' lontana dal wargame, non è neanche un gioco da tavolo, è un'esperienza emotiva, d'ambientazione molto forte. Ti approcci pensando che sia un board game, ti rendi conto che è molto di più di un board game, è un'esperienza molto profonda, te ne accorgi giocandoci. Abbiamo giocato poco, credo abbiamo fatto due turni, ma è stato immediato la sensazione di vedere un prodotto diverso che raccontasse intanto un'esperienza, perché la guerra si vede sempre, adesso non so quanti lo conosco, forse immagino tutti, questo gioco racconta la guerra con gli occhi dei civili. Noi la viviamo sempre, soprattutto nelle simulazioni storiche, dal punto di vista degli eserciti, dei comandanti, della diplomazia, delle compagnie, l'artiglieria, l'attacco navale, i sommergibili. Molte volte si dimentica che durante i conflitti bellici quelli che poi ne fanno soprattutto le spese sono i civili, e viverla in un gioco che all'inizio sembra un gioco perché è scandito a turni da regole,
più vai avanti, più ti accorgi anche attraverso il libro delle storie che dà degli spaccati, ti obbliga a prendere decisioni, che questo non è un gioco, questo è, ti racconta un'esperienza vissuta da altri. C'era un bellissimo post su Board Game Geek uscito, non mi ricordo se mesi o anni dopo la pubblicazione del gioco, ma era una lettera bellissima scritta da un giocatore che diceva: è incredibile come voi abbiate riportato tutto ciò che io ho vissuto, cioè tutto ciò che i miei genitori hanno vissuto durante l'attacco di Sarajevo, durante la guerra civile in Jugoslavia. E perché è vero, perché gran parte delle storie che sono all'interno di questo libro, anch'io mi sono preparato, che che potrebbe essere un libro gioco per certi aspetti, parte di queste storie in realtà vengono dalla realtà. Ci sono dei capitoli che raccontano situazioni realmente accadute durante l'attacco di Sarajevo. Parlare così di un gioco all'inizio lascia già sempre l'aspetto ludico. Andando e leggendo tutti questi brani, tutti questi passaggi, soprattutto nel momento in cui ho dovuto fare la revisione del testo, e mi ricordo di aver passato un'estate intera a revisionare questo volume, dopo ore sul testo ogni tanto avevi bisogno di staccare, perché può essere anche dura le cose, i racconti e le descrizioni che ci sono sopra, e la cosa peggiore è che non siamo lontani dalla realtà, e queste cose qua capitano purtroppo anche adesso e anche molto vicino a noi, perché la situazione in Ucraina o quella in Palestina non sono per così lontane. Come saprà chi segue comunque il club della Tovaglia, saprete anche voi di Pendragon, è un po' il nostro cavallo di battaglia, ecco, ormai, diciamo. L'abbiamo giocato in ogni dove, l'abbiamo proposto, abbiamo fatto gli approfondimenti storici. Effettivamente è uno di quei giochi in cui ogni tanto ti devi fermare, ma anche mentre stai giocando, perché ci sono delle situazioni veramente difficili, delle scelte veramente estremamente complicate da dover fare. Non esiste spesso la scelta giusta, devi semplicemente vedere quale può essere il male minore nel momento in cui stai giocando. E ovviamente, esattamente poi come capita e che è capitato per No Pass Run, non sono giochi fatti per vincere, diciamoci la verità. Sono giochi per esplorare un determinato periodo storico non lontano da noi, perché comunque stiamo parlando di This War of Mine di 30 anni fa, alla fine, poco più di 30 anni. Di No Pass Run siamo comunque negli anni 40. Quindi sono cose talmente tanto vicine a noi che spesso si tende a dimenticare. Forse anche questo è lo scopo del gioco storico a 360 gradi. Comunque mantenere una sorta di memoria storica. Pendragon ha comunque una sorta di filo conduttore anche nella sua editoria, perché poi in queste situazioni anche un pochino difficili avete poi anche pubblicato Frostpunk, che non è comunque storico, ma comunque ha una narrazione estremamente potente, ecco, anche da quel punto di vista. In un modo universo sono proprio dei giochi di narrazione fondamentalmente, anche, nonostante appunto Frostpunk sia un post-apocalittico di derivazione sempre da un videogioco, però siamo sempre su narrazioni estremamente forti. È una scelta editoriale comunque che avete pensato in un certo senso, cioè nel senso siete ormai su quella linea, perché so di altre pubblicazioni che stanno uscendo che comunque hanno un carattere forte, storico molto forte. Allora, diciamo che la parte narrativa è abbastanza presente nel nostro catalogo, la parte in cui i giocatori fanno parte della storia, sviluppano la storia, fa parte del nostro catalogo. Detective, anche se non ha le scelte etiche, morali che si trovano all'interno di This War of Mine o di Frostpunk, è chiaramente un gioco non solo di deduzione, ma narrativo. C'è una storia che devi scoprire. In alcuni capitoli di Detective è anche molto interessante, perché quello sulla Guerra Fredda racconta un periodo storico che poi magari a scuola non tutti hanno
imparato o hanno avuto l'opportunità di seguire, ma la stessa prima scatola di Detective parte da un evento storico e anche lì racconta, perché è la storia di questo orologio che parte dalla Polonia prima dell'invasione e poi raggiunge gli Stati Uniti, in qualche modo seguendo le tracce dell'orologio, recuperi dei pezzi di storia realmente accaduti, si parla di operazioni, si parla del valico del Brenner, si parla della fine della Seconda Guerra Mondiale. Anche Force Martian, che pur non essendo un gioco storico, oggi non è fantascienza, un giorno magari potrebbe essere una simulazione reale. Anche lì i giocatori sono tenuti a sviluppare la storia con le proprie decisioni. È una scelta che ci è piaciuta, perché questi giochi non ti fanno solo divertire, sono in qualche modo possono insegnarti le cose, ma soprattutto ti possono fare emozionare, perché tu sei il protagonista. Come all'interno di un libro, quando tu leggi un libro, in qualche modo sei un protagonista passivo, perché segui le vicende che sono già scritte. Qua sei molto più attivo, qui sei il protagonista reale, e quindi in base alle tue decisioni la storia cambia, e cambia molto, perché in Visual of Mine una decisione di un tipo o rispetto a un'altra ti permette di andare avanti un giorno in più oppure di terminare la partita, quindi sei veramente il protagonista attivo. Questa a noi piace molto, la storia, la possibilità di rendere partecipi nella costruzione della narrazione da parte del giocatore. Anche nel prossimo progetto che faremo uscire prima su Kickstarter, che si chiama Eternaut, e poi viene da un fumetto sudamericano molto importante per la cultura argentina, perché racconta un momento storico, in qualche modo racconta, no, perché è un racconto di fantascienza, però sotto diverse chiavi di lettura parla di un momento storico molto importante dell'Argentina. Anche lì, questo prodotto nostro, abbiamo cercato di replicare questo filone, cioè quello di dare la possibilità ai giocatori di essere protagonisti e narratori loro stessi della loro storia. Questa è una cosa che ci piace, è vero. Molto bene, infatti questa linea comunque che avete adottato ha tutta una sorta di filo conduttore, che comunque ha come protagonista il giocatore che si immedesima. Cosa che mi ha invece un pochino sorpreso con la pubblicazione, e qui passo a Marcello, è che No Passa Run è stato quasi un prodotto particolare per Studio Supernova, perché di solito avete una linea editoriale un pochino più diversa, a parte prodotti che possono attaccare alla lontana, diciamo così, il gioco storico, come sono stati Rumble Nation o The King is Dead, che comunque hanno un'ambientazione un pochino più fittizia, diciamo così, perché siamo nell'era Sengoku per quanto riguarda Rumble Nation, e in un periodo generico, diciamo così, di costruzione dell'Inghilterra, invece in The King is Dead. La scelta di No Passa Run, e lo ammetto, te l'ho anche detto, forse perché comunque ci parliamo e ci conosciamo, è stata anche abbastanza singolare per Studio Supernova. Come mai? Soprattutto essendo un gioco esclusivamente in solitario. Non ti sento. Voi sentite Marcello? Perché non vorrei fosse un mio problema. No, non ti sentiamo. Adesso sì? Adesso sì. Sì. Okay. A posto. Ha preso un input di microfono diverso. Intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, passerà tutta una scelta strana per Supernova, in quanto comunque Supernova tende ad avere un catalogo un po' più leggero, diciamo così, tra virgolette. Qualche scelta un po' più impegnativa, ma tendenzialmente tanti pocket, tanti party game. E quindi No Passa Run è una scelta particolare. Diciamo che anche quando me l'avevano proposto, che ci è arrivata tramite un nostro stampatore, perché stavano stampando No Passa Run da loro, e hanno detto: guarda, non gli manca ancora il parte in italiano, se ti può interessare. E all'inizio mi propone questo gioco, che era un gioco solo in solitario sulla guerra civile spagnola. Mi ha detto: teoricamente no, però guardiamo. E l'ho guardato anche soprattutto perché le illustrazioni erano molto belle, sono fatte da un famoso illustratore di fumetti spagnolo, e in più i designer sono i designer di Undaunted, di Worcester, e quindi comunque giochi di un certo livello, quindi ho detto
prendiamoci almeno il tempo di provarlo. Mi sono fatto passare il modulo di TTS e l'ho provato ed effettivamente era un gran bel gioco, era veramente un ottimo. Io non sono un amante dei giochi solitari, detto sinceramente, partivo un po' prevenuto anche da quello, perché io non sono un amante dei solitari, ma dopo averlo giocato ho dovuto arrendermi al fatto che fosse veramente un bel gioco, e quindi ho provato a proporlo in studio da noi al team e a dire: guardate, non partite prevenuti come se ero partito io, provatelo perché è veramente un ottimo gioco. In realtà, secondo me, a farlo entrare in catalogo è stato appunto il fatto che fosse completamente diverso da quello che avevamo fatto fino a quel momento. E quindi detto, proviamo a fare una cosa completamente diversa, una cosa che non c'entra niente con quello che abbiamo fatto fino adesso, ma buona, ma un buon prodotto. E in effetti questa cosa ha pagato, perché il gioco è andato esaurito abbastanza velocemente. Anche il fatto di farlo uscire, la notizia di far uscire la notizia della pubblicazione del Pastrano il 25 di aprile non è stata casuale, presumo, perché mi ricordo bene proprio caso, un caso. È stato proprio un caso, ovviamente. No, è stata una scelta ponderata anche dal punto di vista sia commerciale che storico, comunque. Ma in realtà anche la scelta di chiamarlo No Pastrana invece che un titolo più simile a quello originale. Il gioco originale si chiama Resist in inglese, sì. O mi sembra Resistido in spagnolo. E quindi teoricamente avremmo dovuto chiamarlo Resistenza o Resistere qua in Italia, ma abbiamo valutato che una scelta di quel tipo avrebbe collegato il gioco alla nostra resistenza, e anche se poi magari approfondendo sarebbe visto che non era così, avrebbe assolutamente avvicinato il concept del gioco alla nostra storia. E quindi la scelta di cambiare nome in No Pasaran, che era uno slogan appunto del periodo durante la guerra civile spagnola, secondo me ha aiutato anche a indirizzarlo subito anche tematicamente su di cosa parlasse il gioco. Vi faccio una domanda comune, perché ovviamente andiamo anche a spulciare un attimino quelle che poi sono state, sapete che il mondo del gioco da tavolo, soprattutto ultimamente, è diventato quasi più critico che elogiativo, ecco, si vanno proprio a spulciare quelle cose. L'obiezione che mi sento sempre ripetere ogni volta che parliamo di questi giochi è: ma non si vince mai, ma non si vince mai. Anche se poi tu cerchi di spiegare che comunque l'obiettivo di questi titoli non è accumulare punti e ad arrivare a una vittoria, perché altrimenti in quel caso si gioca qualcos'altro, ma avere un'esperienza di gioco, credo che sia anche un pochino limitativo nei confronti di chi si approccia, perché va poco ad esplorare, diciamo così, che cosa effettivamente questo tipo di giochi vanno a raccontare. Secondo voi vi siete mai scontrati con questo tipo di polemiche, di critiche nei confronti di questi titoli? Perché noi li sentiamo, ovviamente, facendo comunque creazione di contenuti, li incontriamo spesso. La domanda più critica: perché dovrei giocare un gioco in cui non vinco mai? Se la domanda sotto nascosta era: hai mai vinto o passerà? La risposta è no, comunque. Neanche noi, in realtà. O comunque, se finisci il gioco, comunque hai hai sterminato non si sa quanti civili per cercare di arrivare ad un punteggio quantomeno decente. Esatto. Ecco, però... No, sono d'accordissimo. Secondo me, in realtà, per esempio, parlo per No Pasaran, la parte di simulazione del gioco non è tanto la parte storica, che è legata solo agli scenari, ma è proprio la sensazione di sacrificio continuo, di pericolo costante, di non ce la faccio mai, sono sempre lì al limite di non farcela. E effettivamente poi non ce la fai, e secondo me è proprio quella la parte simulativa del gioco a livello storico, non è tanto la spostata sul livello delle regole, ma tanto sull'esperienza vera e propria di gioco. Poi c'è anche la parte ludica, cioè comunque sono giochi che possono essere approcciati dal punto di vista di: vedo quanti punti riesco a fare prima di perdere, e quella volta che riesco a vincere ho sentito delle voci di qualcuno che è riuscito ad arrivare in fondo. Credo siano leggende, barando, ma non è quello il punto principale. Probabilmente, sicuramente barando probabilmente. Tu sì, ma credo anche per esatto, credo che anche per Discworld of Mine sia una situazione simile. Allora, sì, ovviamente i commenti generali di chi ha giocato una sola volta o di chi si approccia alla prima partita sono sempre un po'
non riesco ad andare avanti, non riesco a vincere. Il gioco per computer è uguale, nel senso non è che è diversa la trasposizione, è molto molto vicino al gioco per computer. No, è difficile, cioè non è che si può vincere. È difficile anche parlare di mettere una parola del genere su giochi di questo genere. Sono esperienze completamente differenti, non te ne rendi conto finché non le approcci, perché si chiamano giochi da tavolo, quindi ti aspetti che ci sia un gioco, quindi ti aspetti che ci sia dei giocatori, invece non ci sono dei giocatori, perché alla fine anche in This War of Mine si gioca in più giocatori, ma è più un cooperativo solitario, se vogliamo, quindi è un'esperienza comune. Non sono giochi e anche per questo, visto ormai, è finito in Polonia, nelle scuole polacche, come libro di, come te testo di studio, perché sono dei racconti, sono delle istruzioni per imparare che cosa significa vivere quell'esperienza. Mi sono ritrovato ad avere le stesse sensazioni, purtroppo, per fortuna, perché dipende poi anche da come uno lo vede, quando ho attraversato il cancello di Auschwitz. Sono dei musei in una scatola per certi aspetti. La sensazione che ho avuto è stata la stessa. Auschwitz va visitato una volta nella vita per capire, comprendere, per insegnare. L'ho fatto per insegnare ai miei figli, ovviamente, che cosa ha significato quel momento, quella situazione della Seconda Guerra Mondiale, che si legge in due righe all'interno del libro di storia. E visto ormai, per certi aspetti, mi ha dato la stessa sensazione, mi ha portato sul tavolo qualcosa che io non avevo preso in considerazione precedentemente, perché le guerre sono carri armati, aerei e navi. E i civili sono sempre un danno collaterale, si parla sempre di quanti morti civili, però non ci si mette mai in quella situazione. Questa è la forza, a mio parere, di questi giochi qui: darti una chiave di lettura diversa, insegnarti qualcosa. Non sono giochi alla fine. E credo che però il pubblico l'abbia capito, sia per No Pasaran, che è esaurito, come dice Marcello. Ma anche per Visor of Mine, noi eravamo molto molto scettici dal punto di vista di prodotto, soprattutto intendo. Quando abbiamo terminato la prima tiratura di Visor of Mine, la domanda è cosa facciamo? Ristampiamo? Ma ci sono ancora altre 1.000 persone che vogliono vivere un'esperienza di questo genere? È un'esperienza forte, è un gioco costoso, non è un gioco per tutti. Proviamoci. Beh, questa domanda ci siamo posta poi altre. Siamo arrivati alla quinta tiratura. Abbiamo fatto 5 tirature di un gioco di questo genere e stiamo esaurendo la quinta tiratura. Alla fine vuol dire che abbiamo venduto 5.000 pezzi di un gioco così, che non è un gioco. Quindi vuol dire che il pubblico l'ha capito. Sì, forse il primo approccio è: ma non si vince mai. Dopo averla giocato, forse lo gioco ancora perché voglio mettermi nella condizione di viverla l'esperienza. E di capire che cosa significa essere un civile all'interno di una guerra, all'interno di un assedio, all'interno delle scelte che possano aver fatto i miei nonni durante la Seconda Guerra Mondiale o le persone a Sarajevo, perché qui si parla di quello, o le stesse persone che stanno vivendo oggi la situazione in Palestina. Ecco, giocando a giochi di questo genere, forse puoi comprendere meglio quanto è brutta una guerra e che cosa significa non è viverla, esserla un protagonista attivo nel senso di un civile sotto i bombardamenti. Intanto io invito comunque chi sta ascoltando l'intervento, se vuole fare delle domande, perché so che ci sono delle persone che This War of Mine lo hanno giocato o comunque lo hanno visto giocare anche in live su Twitch con noi. Nel frattempo, che magari i meno timidi si possano approcciare a questo tipo di intervento, volevo chiedervi, faccio una domanda particolare. Provate ad estrapolarvi da quello che è il vostro ruolo, ovviamente, di editori in questo caso. Da giocatori comuni, voi avreste mai approcciato titoli come No Pasaran o This War of Mine? Personalmente sì, io in
inizio a giocare come wargamer, a me piacciono i giochi di simulazione, la Seconda Guerra Mondiale, World in Flames, napoleonici, li ho giocati un po' tutti i periodi. Questo è un periodo che non ho mai giocato, ma è approcciato. Devo dire che la scatola non l'ho capito che cos'era da finché non l'ho giocato. E era una cosa diversa. Quando se fossi stato un acquirente l'avrei preso sicuramente per comprenderne il contenuto. Quindi a prescindere dal ruolo di editore, come editore forse la scelta è stata molto più complessa, proprio perché i wargame alla fine non fanno gran parte del nostro attuale catalogo, anche se abbiamo fatto un gioco su Waterloo, ma tutto il resto sono giochi diversi. Quindi il wargame in sé è anche No Pasaran. Hanno scelto che è capitato sulla scrivania di Marcello, forse non l'avrei preso in considerazione proprio perché è un po' lontano dalla linea editoriale. E forse è anche stato un caso che poi ci siamo imbattuti in questi titoli. Però e sono molto contento di averlo approcciato, di averlo giocato, e di averlo scelto come titolo. Noi che voi l'abbiate portato in Italia, perché siamo molto contenti di questa cosa. Te, Marcello, invece conosco un pochino più i tuoi gusti. Sì, infatti io a priori non mi sarei avvicinato, nel senso che io tendo a non giocare solitarie, ultimamente molto di più rispetto a una volta, a volte ero più estremista. Quindi diciamo che dal punto di vista del gameplay non mi avrebbe attirato a priori. Dal punto di vista tematico probabilmente l'avrei provato magari con l'imbocco di qualche amico che mi avesse detto guarda che è davvero buono. E allora tematicamente entrambi mi interessano, diciamo ormai non ho giocato al videogioco, quindi probabilmente li avrei provati, non sarebbe stato un avvicinamento istantaneo, proprio dal punto di vista del gameplay, però comunque anch'io da quando faccio questo lavoro comunque ho dovuto aprire molto di più la mia mente a tutti i tipi di gioco e quindi tendo ad approcciarmi con molta più flessibilità ai giochi rispetto a quando ho iniziato. Bene, allora arriva una domanda dalla chat da Luciano che dice: premetto che amo No Pasaran, però volevo chiedere appunto a Silvio di Pendragon qualche indicazione in più sulla anticipazione che ha dato circa Eternauta. Ho amato questa storia a livello di sensazioni di gioco, visto che ho sempre temuto di Sword Online per il suo realismo. Quindi qua, ci puoi dare qualche anticipazione ulteriore su Eternauta? La scelta dell'Eternauta in realtà viene molto da quanto abbiamo amato Visor Ormai. È una, diciamo, una declinazione di quanto siamo legati a questo gioco. E dal fatto che quel fumetto lì fa parte delle mie letture di diversi anni fa, perché si tratta di un fumetto molto, molto vecchio, pubblica degli anni 70, pubblicato in Italia da Lancio Story prima, adesso è in mano a Panini. La situazione che vive Visor of Mine, che i giocatori vivono in Visor of Mine, è molto vicina a quella dell'Eternauta. Nell'Eternauta si parla di normali civili chiusi in una casa e a un certo punto c'è una nevicata. Questa nevicata si rendono conto velocemente che è una nevicata mortale, per cui chi tocca la neve muore e devono organizzarsi per sopravvivere. È una situazione survival, per certi aspetti alla Walking Dead o alla Last of Us, ma nella realtà a Visor of Mine, ecco. Nell'Eternauta, per chi l'ha letto, adesso senza fare grossi spoiler, essendo una storia di fantascienza, la neve è solamente la prima ondata di un attacco alieno. E i giocatori dovranno affrontare che cosa significa un'invasione aliena a diversi livelli, e le scelte che dovranno fare saranno, soprattutto nella prima parte, molto morali. Perché quando ti trovi in una situazione, adesso noi non ci siamo mai trovati personalmente, però l'abbiamo pensata così, il fumetto la racconta così, quando ti trovi in una situazione in cui devi cercare di sopravvivere, trovare le risorse, trovare le armi, non c'è più la società civile, devi uscire, ti sparano addosso, cioè è molto da guerra civile, è in qualche modo uno dei
diciamo, delle ondate è anche quella, il mettere gli umani uno contro l'altro. E quindi i giocatori si troveranno a fare delle scelte particolari. Oltretutto hanno, ogni giocatore, ogni personaggio ha una propria storia e cercherà di spingere il gruppo in una certa direzione per salvare un caro, per andare a recuperare la madre, ma ognuno ha una propria storia e quindi ognuno cercherà di andare in una direzione differente. Sarà molto da cooperare e per trovare la strada verso non la vittoria, perché anche qua non è un gioco dove si vince, è un gioco dove si sopravvive, dove si simula la sopravvivenza e l'esperienza di vivere una situazione del genere. Quindi siamo di fronte comunque a un cooperativo, giusto? Sì, è un cooperativo. Si tratta di un cooperativo perché poi i giocatori sono tutti umani e quindi dovranno cooperare per risolvere, diciamo, delle missioni, degli scenari, ecco, più delle missioni. Però il feeling rimane sempre quello dell'immedesimazione della narrazione, un po' in stile di Sword Online, no? Quello che mi pare di aver capito. Quindi, è così, ogni qui sono scenari predefiniti, ogni scenario ha... è anche vicino al legacy come tipo, perché è uno scenario, ha una scatola a sé stante con dentro dei contenuti, per cui finché tu non hai terminato il primo scenario e non hai deciso quale direzione prendere, non saprai quale scatola dovrai aprire, perché non saprai quali sono gli incontri che farai. È chiaro che chi ha letto il fumetto in qualche modo si può aspettare che tipo di incontri può fare, però potrebbe farli prima o dopo, e ogni scenario ha un'esperienza differente. Comunque è il padre, diciamo, essendo questo un gioco che abbiamo creato noi, in qualche modo cerchiamo di riprendere questo filone di Feast of Mind come tipo di esperienza. Benissimo, se avete altre domande comunque scrivetele pure in chat. Adesso io allargherei un secondo il discorso storico su delle pubblicazioni che poi storiche effettivamente non sono state o comunque non sono state percepite. Perché quest'anno è uscito anche un titolo, sempre per Studio Supernova, che per quanto quasi nessuno l'abbia capito, che era in realtà storicamente ben ambientato, infatti porto acqua al mio mulino, io ho scritto un articolo storico-archeologico che potete trovare sul sito di Studio Supernova, però anche Yucatan è stato un titolo che ha tanta storia all'interno, solo che se le persone non sono ovviamente preparate a questo tipo di ambientazione, pensano che sia qualcosa di fantastico, qualcosa di fantasy, qualcosa che prende un pochino alla lontana il discorso, è stato chiamato genericamente gioco sui Maya, ma gioco sui Maya effettivamente poi non è, perché all'interno ha una sorta di sintesi di tutta quella che è la cultura mesoamericana, ma fin dagli albori, non soltanto di un periodo ben preciso. Ci sono anche simboli di leggende, simboli della cultura, della storia, della religione all'interno del gioco. A Marcello, ovviamente, io voglio chiedere anche questo qui, va un po' sulla corrente di Inis, che era quella dell'anno scorso, che anche quello arriverà, adesso ve lo spoilerò, anche un articolo storico-archeologico su Inis, perché anche quello lì in realtà ha una base storica e archeologica, però anche questa qua è una scelta particolare per Studio Supernova, è un investimento non indifferente dal punto di vista anche proprio di editoria, perché è un gioco mastodontico. Sì, esatto, che è una scelta fatta quando ce l'ha proposto subito, appena pubblicato Inis, e in realtà farci notare di questa precisione storica siete state proprio voi per quanto noi abbiamo scelto il gioco perché faceva parte della trilogia, della continuazione della trilogia dei giochi grossi di Matago, dello stesso autore di Kemet, e quindi poi il gameplay era molto buono, è un ottimo gioco dal gameplay ibrido tra un gioco di gestione risorse e un gioco di combattimenti, ma principalmente un gioco di gestione risorse, anche se non sembra. E quindi noi l'abbiamo scelto dal punto di vista del gameplay, e quando poi l'abbiamo portato a voi, cioè, giustamente voi che avete la competenza per farlo, ci avete detto guarda che comunque storicamente è parecchio accurato. E quindi abbiamo approfittato della cosa per dare un po' di risalto a questo
a questo dettaglio, bisogna dire che effettivamente Matago ha sempre lavorato bene su questo lato con una certa attenzione. Penso che anche in questo caso abbiano preso un aiuto di qualche tipo per andare a ricercare nomi di divinità, nomi di creature mitologiche, iconografia, armi utilizzate. Non c'è una certa precisione storica che fanno vedere appunto ragazze quella tovaglia nell'articolo che hanno scritto. Tra l'altro si è dimenticata citando Manu, ma ha fatto anche un altro gioco semi-storico, finto storico, che è Mon, per chi l'avesse giocato ai tempi, il gioco di carte Mon, che è un giochino di carte che il cui gameplay non c'entra niente con la storia, ma è un gioco di carte, diciamo così, alla tedesca, un gioco di push your luck. Ma il cui tema sono i Mon, cioè gli emblemi delle casate del periodo Sengoku giapponese. E tutti gli emblemi e i nomi della casata e i nomi del capo della casata che sono scritti sulle carte sono storicamente accurati. C'è stata una ricerca da parte dell'editore giapponese e ha fatto tutto questo lavoro storico di personalizzazione storica delle carte. Quindi comunque anche in giochi che possono essere la cosa più lontana possibile dalla simulazione storica, comunque si possono andare a prendere e sfruttare delle caratteristiche storicamente molto accurate e anche abbastanza particolari e profonde. Beh, su Mon non lo sapevo perché in realtà non ce l'abbiamo, quindi anche questo non lo potevo sapere, ma adesso che me l'hai detto la cosa si fa molto molto interessante. Sai che, insomma, vedo qui comunque che c'è del pubblico che segue il Club della Tovaglia, io amo estrapolare proprio le informazioni storiche dai giochi, anche che apparentemente i giochi storici non sembrano, perché sembra che le cose siano fatte a caso. Invece ho notato una certa tendenza, anche collaborando comunque con alcuni game designer, ultimamente sto facendo consulenza storica per alcuni progetti, che c'è una tendenza all'accuratezza ultimamente. Si è un po' staccata quella cosa che c'era qualche anno fa di fare prima la meccanica, quindi la meccanica doveva funzionare bene, e poi ci appiccicavi sopra un tema che era tipico di quelli che venivano comunque, il termine German ormai diciamo che comincia a essere meno diffuso, però sui giochi gestionali si prendeva la meccanica e poi gli si appiccicava un tema che ci stesse più o meno bene, ma poteva essere un qualunque tema, poteva essere dai pesci ad una battaglia oppure una navigazione, che comunque ci stava bene lo stesso. Invece ultimamente c'è un'attenzione anche nell'ambientazione, infatti i giochi ibridi stanno andando tantissimo, giochi che comunque hanno una meccanica che venga legata in un certo senso anche all'ambientazione, che abbia senso a livello proprio di ambientazione. In questo caso c'è un altro prodotto di Pendragon, su cui io ho bisogno di avere delle informazioni, assolutamente, perché so che l'avete annunciato. Io spero di pronunciarlo bene, ma tanto c'è Marcello qui che parla giapponese, quindi al massimo lui mi dirà di no. Senjutsu? Sì. Si pronuncia così? Sì. Ecco, qui è perché è una delle cose che ho pubblicizzato spesso nei nostri canali, la battaglia per il Giappone. Questo possiamo farlo rientrare, visto che comunque non ho informazioni su questo gioco, soltanto visto che lo avete annunciato. E possiamo ritenerlo un gioco che può rientrare in un argomento ludostorico? Credo di sì, perché si tratta comunque di. È uno skirmish, è un combattimento tra miniature. I personaggi, alcuni di questi personaggi sono anche. C'è un samurai, adesso Marcello probabilmente lo sa meglio di me, conosce meglio di me il periodo storico. C'è un samurai, un personaggio molto, molto, molto famoso, un samurai molto importante, uno dei personaggi, ma c'è anche Rimbo, c'è pure. Come si chiama il cane? Aichiko, c'è anche le miniature di Aichiko. Aichiko. Ecco, quindi in realtà credo che sia più un mischione di un periodo un po' largo dal punto di vista medievale giapponese, dove la parte forte è la costruzione del mazzo, deck building per ogni personaggio, e poi diventa uno skirmish. Abbastanza ambientato, ma non so quanto, anche perché poi i personaggi non sono così tanti, ce ne sono una certa, no, forse dentro una scatola base ce ne sono 8, e poi ogni scatola espansione ne ha altre 3, altre 2, più degli oggetti. Credo che sia un po' più la scusa dell'ambientazione giapponese per
perché va molto per la maggiore, non so quanto poi sia vicino alla parte storica. Mi piace forse citare un altro prodotto che noi abbiamo realizzato e che adesso è fuori catalogo, ma che però, anche se non si tratta di una simulazione bellica, per noi è stata una ricerca storica importante, perché racconta una storia realmente avvenuta testimoniata, a cui abbiamo chiesto ai loro protagonisti se quello che avevamo scritto era corretto e se era vicino alla realtà. Si tratta di Apollo 13. È un titolo che noi abbiamo realizzato diversi anni fa e che ormai è fuori catalogo, ma noi siamo molto vicini a quel prodotto, perché abbiamo studiato la missione Apollo 13, Andrea Crespi, che è l'autore, è molto appassionato, e abbiamo cercato di dare tutti i momenti topici, di raccontare tutti i momenti topici della missione. Ma la cosa finale è che, non potendolo pubblicizzare perché ci è stato chiesto di non farlo, abbiamo contattato la NASA, abbiamo lavorato con la NASA per la ricerca della parte iconografica, e abbiamo contattato il team, cioè l'equipaggio dell'Apollo 13, per chiedere conferma a loro se quello che stavamo raccontando era vicino alla realtà. Ora, dei tre uomini di equipaggio, solo due sono sopravvissuti, perché adesso non mi ricordo bene i nomi. Fred Hale, se non sbaglio, è mancato quando aveva 50 anni per un tumore, ma gli altri due sono ancora vivi. E quindi mi hanno mandato una copia del gioco e abbiamo chiesto a loro di farcelo, che ce la provassero. È stata una sensazione molto forte ricevere una mail dal capo missione della NASA, quello che si vede con la giacchetta allo Space Central, Houston, we have a problem, per intenderci, o del capitano che nel film è Tom Hanks, che ci dicevano: avete fatto un buon lavoro, è quello che è accaduto, andate avanti, avete la nostra benedizione. Quella è una simulazione storica alla fine, ed è un evento importante nella storia dell'umanità. Non voglio dire paroloni grossi, però in qualche modo ancora oggi ce lo ricordiamo, ci sarà un motivo, no? Su quel gioco lì abbiamo lavorato un paio d'anni per cercare di essere più vicini alla realtà. Non sempre le simulazioni poi hanno il successo che meritano, perché poi il tema è molto particolare, quindi è stato apprezzato bene, ma non da pensare a una ristampa. Però è una roba nostra che abbiamo fatto noi. Possibilità di riaverlo sul mercato ne abbiamo? Oppure no? Abbiamo fatto una buona tiratura, eravamo soddisfatti di come è andata, l'abbiamo realizzato anche in inglese, è stato venduto anche allo Space Center, al Kennedy Space Center, quindi insomma quello che doveva fare l'ha fatto. Forse ecco il fatto di avere difficoltà nel vincere ancora una volta e di vivere una simulazione che è così particolare, ecco, molte volte queste non sono le chiavi giuste per avere un gioco di successo, e quindi va bene così, però per noi è stata una grandissima esperienza. Poi quindi sono ormai la situazione diversa. A tal proposito leggo un messaggio dalla chat da White Coma, che dice che in questo periodo sta studiando proprio Apollo 13 per la realizzazione di un piccolo libro game, e che il personaggio che è venuto a mancare, spero di pronunciarlo bene, Sweetgird, quello subentrato all'ultimo momento. Nel film del 95 l'astronauta è interpretato da Kevin Bacon, quindi abbiamo un pubblico preparato su questi. Per me è un prodotto che abbiamo realizzato credo 6 o 7 anni fa, quindi parte di queste cose le ho un po' messe, diciamo, in cantina, ecco. Dovremmo andarcela a cercare nel mercatino dell'usato, insomma, da qualche parte, se magari, ok, va bene, andiamo a cercarlo adesso che ce l'hai detto, deve assolutamente recuperarlo, infatti mi stanno dicendo dalla chat, sempre Stefano, che vorrà recuperarlo assolutamente questo titolo. Dal lato studio Supernova, invece,
anche se la linea editoriale, come hai detto prima, Marcello, è un po' diversa quella vostra, senza ovviamente fare spoiler che non si possono fare per ovvi motivi di azienda, avete in mente magari di ributtarvi su qualche titolo particolare che non sia per forza qualcosa di storicamente simulativo, ma che comunque, non so, alla Yucatan tocchi comunque dei temi storici particolari, ecco, perché comunque sulle Mesoameriche pensano tutti di saper fare dei giochi, ma poi effettivamente i temi sono sempre un pochino appiccicati, ecco. E avete qualcosa in mente, senza ovviamente, per quello che si può dire in un canale pubblico? A livello storico, no. Non mi sembra che al momento abbiamo niente in arrivo. Abbiamo però in arrivo una cosa che annunceremo a breve. Diciamo che con le scelte storiche ha in comune l'accuratezza, diciamo. Ok. Diciamo che è un gioco, mettiamola così, sul turismo, e in cui però c'è un'attenzione ai dettagli, quindi parte in quel senso ha grandissime, con un grandissimo salto di fiducia, ma anche storico, perché comunque quando vai a parlare di mete turistiche vai a parlare anche di storia, certo. Con una notevole attenzione all'accuratezza e ai dettagli. Quindi, se me il discorso che facevi prima sull'attenzione degli editori all'accuratezza, diciamo che c'è sempre stato, ma forse prima era più relegato ai titoli più corposi, più dedicati a un pubblico specifico, mentre forse adesso si cerca di stare molto più attenti anche sui titoli un po' più leggeri, un po' più aperti a un pubblico più ampio, che sicuramente non è una cosa negativa. Forse questa cosa viene anche da un'attenzione sempre più forte agli aspetti culturali in tutto quello che fai, anche se stai facendo un party game, anche se stai facendo un piccolo pocket game, si cerca di stare un po' più attenti alle percezioni culturali, quando si utilizzano degli elementi culturali di altre culture, si cerca di stare più attenti a che lo si stia facendo in modo corretto, in modo non offensivo, e questa non è una tendenza cattiva, secondo me, è una tendenza di attenzione importante, che porta anche ad avere poi prodotti più accurati. Beh, c'è anche quasi una rivoluzione nel mondo del gioco che probabilmente anche voi come editori l'avete notata. E il gioco viene anche utilizzato non soltanto giochi che siano di carattere storico, ma anche giochi di carattere, per dire, letterario. Comunque sta avendo un ruolo fondamentale anche nelle scuole, educativo in un certo senso. Dal GDR al gioco da tavolo, anche noi, collaborando con delle scuole, utilizziamo il gioco per insegnare determinate cose, perché sono dei progetti che vengono proposti, diciamo così, banalmente anche per insegnare la matematica, la cooperazione, e quindi il mondo dell'editoria si sta un pochino adeguando anche a questo tipo di evoluzione nel mondo del gioco. Non c'è più soltanto l'idea di ritrovarsi a casa con degli amici, passare una serata in divertimento, oppure passare una serata, per chi è appassionato, 7 ore su una 1830, perché magari ci piace, però comunque è relegato soltanto all'ambiente domestico. Invece si sta espandendo dal punto di vista culturale. Finalmente il gioco a 360 gradi sta diventando una sorta di mezzo di cultura. Lo dimostrano non soltanto i giochi che avete pubblicato, perché adesso io, se non ricordo male, e spero di non fare una gaffe, ma nel catalogo Pendragon c'è anche i successori, giusto? Sì. Comunque è un articolo storico che purtroppo io non ho, ma prima o poi recupererò, perché non lo posso non avere. Però Bisogna recuperarlo perché è praticamente esaurito. Non so, un po' come anche Racconti di una città in rovina, qui siamo tutti in attesa di Quello è esaurito da un po'. siamo sempre lì un attimino, andare a spulciare dappertutto per trovare qualcosa. Però il gioco come mezzo educativo, ma anche la collana, per esempio, legata a Studio Supernova e a XV Game, che ha fatto una collana editoriale di GDR che si chiama proprio Corti e Colti, che è andata anche a spulciare banalmente anche Dante con l'ultima pubblicazione di Inferni. Sta avendo un ruolo fondamentale nella cultura generale, secondo voi, il gioco? Il gioco ovviamente allargato, non solo il gioco da tavolo, ma se parliamo di GDR, parliamo di libri game. I libri game stanno esplorando tanti di quei temi, non sono più relegati soltanto a fantasy, ma stiamo parlando di
argomenti veramente molto importanti, da titoli letterari, da titoli anche che hanno esplorato, come alcuni, quelli di Alberto Orsini, Le Orme Rosse ultimamente, hanno esplorato di fatti storici anche molto molto pesanti. Il ruolo del gioco, secondo voi, si sta espandendo, sta diventando qualcosa di diverso, oltre al mero divertimento? Sicuramente sì, credo, non so cosa ne pensa Marcello, ma in Italia siamo molto lontani, nel senso che, come al solito, siamo molto 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 più indietro rispetto a molti altri mercati, senza accomodare quello tedesco, dove il gioco è una parte culturale della società importante. E qua purtroppo, un po' a causa di una cultura, una espansione della cultura ludica rallentata prima che arrivassero i giochi di ruolo, prima che arrivasse Magic, un po', non so, il clima, anche se poi in Spagna e in Grecia la situazione è diversa, un po' la distribuzione, e qui ringraziamo invece Mari Comics con i Fanside, che stanno facendo di tutto per espandere i loro negozi e quindi anche i nostri prodotti sul territorio. Ne abbiamo ancora tanta di strada, ecco, dal punto di vista di edizioni, prodotti pubblicati, argomenti trattati, sicuramente c'è una grossa espansione. Il problema è quanto pubblico raggiungiamo. Ecco, oggi in Italia raggiungiamo ancora troppo poco pubblico. È vero che le cose stanno cambiando e cambieranno, ma se dobbiamo confrontarci con i mercati, con qualunque altro mercato, proporzionalmente noi siamo sempre forse gli ultimi, perché anche il mercato greco, che ha un decimo della nostra popolazione, vende più copie di noi. In Bulgaria o in Polonia o in Spagna vende 3-4 volte più copie di noi. Lasciamo perdere appunto la Francia, la Germania o i paesi nordici, ma noi siamo sempre molto indietro da quel punto di vista. Dal punto di vista di diffusione siamo molto indietro, dal punto di vista di idee, di catalogo, di proposte ce ne sono tantissime, molto interessanti. Peccato che poi raggiungano un numero ancora troppo piccolo per poter parlare di un vero e proprio strumento culturale. Vorremmo che fosse, se no non faremmo queste scelte di giochi, no? Esatto. Faremmo giochi di altro genere, ci metteremo a fare quello del tram, adesso senza dire che non deve essere un gioco, anzi, o Exploding Kittens. Abbiamo fatto delle scelte molto particolari, perché uno che sceglie di pubblicare No Pasaran vuol dire che in qualche modo vuole raccontare qualche cosa e non vuole solamente far esplodere un gattino, cioè, esatto. Lo gioco anch'io, mi diverto anch'io, ma è un'altra cosa, assolutamente. In realtà, secondo me, quei giochi sono fondamentali proprio per fare questo passaggio, nel senso che, secondo me, il problema è appunto un approccio che abbiamo ancora, ma non solo sui giochi da tavolo, anche sul fumetto, che c'è un po' questa idea che sono fumetti, sono cose per bambini, sono cose che poi a un certo punto smette di fare, che è una cosa che dobbiamo ancora riuscire a cambiare. E in realtà i titoli poi, titoli pocket, titoli party, servono a titoli introduttivi, appunto, servono a fare questo passaggio, a cercare di creare nuovi giocatori che poi magari metà si fermano a quello e poi magari qualcuno va avanti e passa a qualcosa di un pochettino più impegnativo, e man mano si riesce a creare più cultura del gioco, a far entrare il gioco come una delle attività possibili normalmente all'interno della vita normale delle persone, non solo si mette gli prendi un gioco ai bambini che così stanno lì a giocare. E questo passaggio è ancora da fare, secondo me in Italia siamo ancora parecchio indietro su questa cosa. Ed è il motivo per cui, secondo me, bisogna lavorare molto sui titoli, su buoni titoli introduttivi per fare questa cosa. Per esempio, secondo me abbiamo fatto un ottimo lavoro noi, tiro un po' l'acqua al mio mulino, perché secondo me è stato veramente un ottimo progetto con Nobinobi, con il progetto Nobinobi gioco di ruolo, che sono, per chi non lo conoscesse, sono dei piccoli giochi di ruolo introduttivi, tutti contenuti in una scatolina, arrivano dal Giappone. E secondo me è un prodotto che fa bene al settore dei giochi di ruolo
Italiano, perché è uno di quei, è un prodotto con una grafica manga molto carina, è un prodotto che tu apri, giochi direttamente con una pagina di regole e ti introduce però in maniera molto delicata e molto puntuale tutti gli aspetti del gioco di ruolo. E cos'è un master? Cosa si fa quando sei un master? Ma senza chiederti di creare troppo, che chiederti di creare soltanto delle cose molto puntuali. Però ti fa provare tutto, tirare i dadi, fare una prova di un'abilità, cosa succede, la narrazione, che narrazione emergente, ma poco senza esagerare. E questo tipo di prodotti, dico questo, ma potrebbe essere la stessa cosa per il gioco da tavolo, per un gioco di carte, questo tipo di prodotti vanno a coinvolgere in maniera molto forte, in maniera molto puntuale i giocatori, fargli provare un'esperienza, che poi potrebbe anche non piacergli, però gliela fa provare in maniera corretta, secondo me, e questa cosa poi potrebbe portargli nel giusto ordine di tempo a provarne altre. Cioè questo tipo di prodotti sono la porta d'ingresso a poi provare altre cose e diventare un giocatore di altre cose, non obbligatoriamente. C'è tanta gente che magari arriva al livello Ticket to Ride e quello che vuole giocare, e poi non c'è bisogno di forzare e andare sopra e andare per forza se non arrivi almeno a Terraforming Mars, non sei un vero giocatore. Questo tipo di mentalità è estremamente dannosa per il settore. Cioè, dobbiamo superare il momento in cui o giochi alla serda o non sei un giocatore. Il gioco deve entrare a parte della cultura, che vuol dire che tutti hanno un tipo di gioco che preferiscono, un tipo di tema che preferiscono, come i film. Ognuno ha un tipo di regista che preferisce, un tipo di film che preferisce, un tipo di tematica che preferisce. E il gioco deve diventare la stessa cosa, cioè stasera cosa facciamo? Guardiamo un film o giochiamo un gioco da tavolo? Finché non riusciamo a arrivare, secondo me, a questo punto in cui il gioco è una delle opzioni normali alla vita di una persona per passare una serata, per fare un'attività a scuola, non potremo raggiungere i numeri di altri mondi ludici. Siamo ancora un po' lontani. Perfettamente d'accordo, sono Chiudo con un. perfettamente d'accordo. Vai pure, Silvio. Dico, sono perfettamente d'accordo e da qualche parte bisogna pure iniziare, quindi assolutamente i prodotti gateway, come dice Marcello, che hanno un prezzo accessibile, che raccontino velocemente, adesso non volevo schernire Exploding Kittens, per carità, No. qualunque prodotto venga venduto alla fine, perché qui c'è un problema proprio di quando ti avvicini a. Che cosa fai? Giochi in scatola? Ah, Monopoli. No, beh, veramente non esiste solo quello, no? Perché poi cadiamo sempre su Monopoli, Risico e Trivia, no? No, esiste un mondo molto più ampio. Noi cerchiamo anche di offrire e parlare con altri canali di vendita. Ci capita spesso di lavorare con agenzie che devono preparare prodotti per le loyalty, quindi per le campagne delle grandi catene dei supermercati. Noi abbiamo inserito Conad, Raccontami una storia, per esempio. E la prima, quando parliamo di giochi, lo dice: ma cosa vuoi che ci sia? Vado da Hasbro, mi faccio dare la licenza di Monopoli, lo mettiamo. Ne facciamo un'edizione compatta, lo mettiamo a 2 euro e chi si è visto si è visto. Ma cioè, in realtà non esiste solo Monopoli, esistono tantissimi altri giochi, però è molto difficile scardinare quelle porte se non riusciamo a dimostrare che il gioco da tavolo non è solo Monopoli, anzi dovrebbe essere tutt'altro che Monopoli, perché noi abbiamo tante di quelle possibilità, tanti quanti di quei giochi da proporre che sono, non voglio dire migliori, ma che danno esperienze diverse che ti danno la possibilità di usare la testa, di imparare, di comunicare, di socializzare, che vanno ben oltre il monopolio e il risico. Ecco, questo è un grosso limite che ancora il nostro mercato ha e serve ancora, continuo a sostenere, servono molto aziende, da una parte come Asmodee che investe in comunicazione i soldi che le piccole case editrici non hanno e quindi in qualche modo ci permette di. Permette prima loro, ovviamente, no? E poi in seconda battuta a noi piccoli di arrivare su certi scaffali. E aziende come Manicomis, che invece investe tanto sul retail e che sa, attraverso Supernova, quanto possono essere utili, quanto possono vendere, quanto possono stare sullo scaffale anche i giochi da tavolo e non solo i fumetti. Quindi ben venga che ci sia qualcuno che ci trae da quel punto di vista. Dopodiché abbiamo bisogno di ancora un po' di tempo per poter arrivare a certi livelli, però cioè, la direzione c'è e questo è un lato positivo.
Aggiungo a quello che avete detto un commento che è arrivato da parte di Vale, è un altro dei problemi culturali dell'Italia e purtroppo anche qui si vedono le differenze tra nord e sud, più scendi e peggio è, lei ci scrive comunque dal sud d'Italia, quindi evidentemente è una percezione che hanno molto diversa, anche magari probabilmente anche per la diffusione di luoghi in cui andare a cercare proprio fisicamente un gioco da tavolo che non sia magari il supermercato. E adesso io non ne conosco ovviamente i dettagli, ma è probabile che ci siano anche molte meno scelte fisiche, cioè quindi esiste soltanto il mercato online probabilmente, magari uno vorrebbe in realtà avere una sorta di negoziante di fiducia, ma non specializzato probabilmente, ma si fa fatica anche ad arrivare da quel punto di vista proprio del fisico. Purtroppo più si scende sul territorio e più c'è mancanza di canale distributivo, del negozio specializzato, come dici tu. E questo fa parte però di un problema economico-culturale che abbiamo come territorio, come Italia, quindi non è legato solo ed esclusivamente ai giochi. E quindi la parte meridionale arriverà sempre dopo rispetto alla parte settentrionale. Purtroppo. L'importante è iniziare, quindi prima o poi arriveranno anche lì. Prima o poi Supernova, cioè Manicomi, si inizierà a aprire negozi anche lì. No, poi, ma abbiamo già un sacco, abbiamo... Ecco, vedi? Tra in Sicilia. Quindi andate tutti da Fanside e comprate, perché più loro vendono, più comprano da noi, più aprono negozi. Esatto. Quindi ci serve anche questo. Ma cioè, è un segno... Un segno di freschezza e creatività del settore è una cosa che per esempio ho visto in Giappone, che ha comunque una dimensione simile a quella dell'Italia, un po' più popolazione, ma in realtà buona parte è a Tokyo, quindi in realtà come stato è simile all'Italia, poi c'è Tokyo che fa statua a sé, però. Una cosa che ho visto molto in Giappone è stata c'è tanta fermento sulla nascita di Board Game Café. Cioè di luoghi dove vai, ti ritrovi anche con gente che non conosci, entri, vedi se c'è un tavolo libero, qualcuno che ha bisogno di una persona, ti fanno anche sedere con gruppi che non conosci e chiedono, ti fanno mettere proprio in tavolo e puoi prendere un tavolo specifico dove non ti mette nessun altro, oppure chiedono se dai disponibilità, che se entra qualcuno che non ha un gruppo al momento può sedersi a giocare. E ce ne sono tanti che lo fanno, e pre-Covid stavano aprendo una quantità di Board Game Café incredibile, adesso stanno ricominciando. Ma ce ne sono veramente tanti e sono degli ambienti in cui poi, come un po' da noi fanno le associazioni, ma in maniera un po' diversa, lì è proprio è molto più leggero, cioè puoi entrare, berti una cosa e giochi un gioco da tavolo. E secondo me questa tipologia di cose, cioè meglio, a me personalmente piacerebbe molto vederle in maniera più forte anche qua in Italia, e secondo me anche quello sarebbe un segnale di movimento del settore, cioè mi piacerebbe vedere che tu vai in un bar e ha un mobiletto con dei giochi da tavolo che non sono appunto Monopoli e Risico, se possibile, ma se piuttosto va bene anche quello, però bisogna pur partire da qualcosa. E da lì poi si muove, come diceva prima, niente contro Exploding Kittens o il Dramma del Tram. Se metà delle persone che giocano a Exploding Kittens poi passano a giocare a Ticket to Ride, e la metà di quelle che passano a Ticket to Ride poi passano a Seven Wonders, va bene, è già molto di più di quello che possiamo aspettarci adesso. Quindi speriamo che queste situazioni creino più normalizzazione del gioco all'interno della vita quotidiana delle persone. Bene, io direi che siamo arrivati all'ora che vi ho rubato di questa domenica. Se volete aggiungere qualcosa, sono ben contenta se qualcuno della chat vuole fare un'ultima domanda prima di chiudere. E vi ricordo che, per chi comunque non conoscesse il progetto di Ludostoria, è nato circa un anno fa, oggi è stato il nostro compleanno virtuale, diciamo così, e speriamo di poterne fare delle altre edizioni nei prossimi anni. Nasce proprio con l'intento di promuovere il gioco storico, che comunque è una nicchia nella nicchia, se ci vogliamo, forse anche una nicchia nella nicchia volendo,
che comunque è sempre stato molto ancorato ad un concetto molto particolare, perché nel momento in cui tu dici a chiunque, sai, io gioco a Wargame, pensano tutti, oh mio Dio, sto giocando a qualcosa di estremamente complesso, oppure anche banalmente gioco ai giochi storici, si pensano già a qualcosa di veramente assurdo, con mille regole, con dei manuali grossi così, invece ci sono giochi storici accessibili e su qualunque linea ci sono giochi storici per qualunque tipo di gusto, e oggi qui abbiamo esplorato due titoli in particolare che hanno avuto un po' il merito di far avvicinare anche un pubblico nuovo al gioco storico, che sono appunto No Passaranno, pubblicato in Italia da Studio Supernova, e This War of Mine, che è pubblicato in Italia da Pendragon Game Studio. Siete stati due un po' pionieri, ve lo diciamo, e quindi ne vorremmo anche altri giochi di questo tipo, se per caso ce li fate siamo ben contenti, e attendiamo con ansia quindi il prossimo progetto di Pendragon, che ci ha fatto una panoramica su Eternauta, il prossimo gioco. Volevo chiedere a Silvio quando è che va su Kickstarter Eternauta? Lo sto aspettando. Devo andare a marzo, metà marzo. Okay. Metà marzo su Kickstarter. Avete anche una data per un retail eventualmente? Bella domanda. Molto, molto difficile, perché realizzare un Kickstarter, realizzare un gioco da zero è sempre molto lungo. Realizzare un Kickstarter ha delle complicanze ulteriori. Noi poi cerchiamo sempre di fare distribuzione internazionale, che è, diciamo, la parte più importante della nostra società, e quindi quando usciamo con un gioco usciamo in molteplici lingue, e che comporta ovviamente qualche aggravio nei tempi. L'obiettivo è quello di essere fuori l'anno successivo, entro la fine dell'anno, ecco, diciamo, però ci vuole sempre un anno e mezzo dalla chiusura del Kickstarter per poter pubblicare il gioco in diverse lingue, e il minimo che faremo per Eternauta è 5, ma abbiamo molto interesse da diverse nazioni, quindi cerchiamo di farne almeno 10 per l'Eternauta di lingua. Volevo aggiungere sempre un'altra cosa, che non è un nostro gioco ma ci interessa molto e vorremmo, e stiamo valutando la possibilità di portarlo in Italia, è il prossimo gioco di Phalanx, che si chiama Triumph, che uscirà su Kickstarter, credo anche loro, a febbraio. È un gioco sul periodo repubblicano di Roma, e dell'antica Roma, e bisogna conquistare il potere politico per governare le legioni e andare a controllare le legioni romane, andare a controllare i vari la Gallia, l'Africa, molto bello, molto parte diplomatico, molto di discussione. Non è SPQR della Baron Hill, però l'ambientazione è molto forte. L'ho giocato velocemente una partita, è un titolo che stiamo seriamente valutando di portare in Italia. La campagna è a febbraio comunque. Ecco, valutatelo bene, perché l'ho già comprato. Te lo dico già, cioè, nel senso, me l'hai già venduto, cioè, non devi aggiungere altro, mi hai già venduto. La copertina è bellissima, andate a vederla, trovo che sia... A me piace molto quel periodo storico, quindi chi non vuole essere Giulio Cesare e far parte di un triumvirato per governare la Gallia e l'Ispania, no? Me l'hai già venduto, te lo dico già, perché vabbè, io sono anche un po' di parte, poi, cioè, io sono un'archeologa, quindi cioè, mi ci fiondo in queste cose come se fosse della cioccolata, quindi mi hai già venduto tutto, lo compro a scatola chiusa tranquillamente, e grazie di averci dato quest'anteprima, veramente molto molto interessante. Io vedo che c'è qualcuno che sta scrivendo in chat... Attendo se magari vuole fare un'ultima domanda, ed eccolo qua. Beh, abbiamo un personaggio che tra l'altro sarà ospite proprio tra un'ora su questo canale, che è Elios, personaggio che immagino conosciate tutti. Una domanda che potrebbe sembrare provocatoria, ma non lo è: perché diffondere la cultura ludica? Perché il non giocare è visto come un problema? Però che ci compra i giochi? Sì. Giustamente la risposta da editore, giustamente. No, io credo che nessuno abbia detto che il non giocare è visto come un problema. Noi stiamo dicendo che il giocare è può portare tanto alla cultura generale, no? Perché può insegnare, può permetterti di
di incontrare persone, di socializzare, di comunicare. È un modo di vivere, cioè per quale motivo uno non dovrebbe vedere una partita di calcio allo stadio? Se gli piace andare allo stadio, a me piace andare allo stadio, vado a vederlo. È anche quello un modo di occupare la giornata, no? E lo stesso discorso è perché uno non deve giocare. No, il punto è proprio quello, cioè bisogna avere la possibilità di non giocare se è una scelta e non una necessità dovuta al fatto che mancano le occasioni. Cioè se tu hai l'occasione di poter giocare e scegli di non giocare, non c'è nessun problema. Il problema è che in questo momento la mancanza è proprio l'occasione di avere la scelta di giocare o non giocare, ma è semplicemente non hai occasione di giocare, non hai occasione di essere messo di fronte alla scelta di giocare, o comunque molto limitate. E quindi non è una vera scelta tante volte per tante persone, sono delle persone che sarebbero potenzialmente dei giocatori, ma che non fanatici, ma sarebbero potenzialmente delle persone che sfruttano le possibilità del gioco nella propria vita e non lo fanno perché o non hanno l'occasione di provarlo o socialmente lo vedono come una cosa da evitare, perché non è una cosa figa, perché non è una cosa che si fa, perché non è una cosa che tante persone fanno e quindi non la faccio neanche io, ma senza averlo provato. È lì il problema. Poi, se invece avessimo una cultura in generale in cui giocare è una cosa normale, è una delle possibilità che ci sono, e tu decidi che a te il gioco non piace e non vuoi giocare, quella sarebbe la situazione ideale. Quindi il non gioco è utile e corretto in una società che ti dà l'opzione di sceglierlo, non te lo impone. Aggiungo una cosa che forse era un po' l'inizio di quello che avevo detto su questo argomento, poi andiamo in chiusura così vi libero. Non è tanto il discorso di scegliere, per quanto mi riguarda ovviamente, scegliere o non scegliere di giocare, perché ovviamente è una decisione assolutamente personale, ma è più il fatto di riconoscere il gioco come una forma di cultura, semplicemente quello, come un mezzo per poter fare cultura. Che sia ovviamente, cioè, il party game, tu ti diverti con gli amici, benissimo tutto quello che vuoi. Però il fatto che chi, io vivo comunque in un mondo in cui ne, quasi nessuno gioca, a parte la ristretta cerchia di persone che fanno parte di questo pubblico, però nel quotidiano andare, noi facciamo spesso, andiamo in un bar a prendere un caffè o una sambuca, molto più probabile, e ci portiamo dietro un gioco, di solito attiriamo l'attenzione di quasi tutte le persone che sono al bar perché la vedono come una cosa strana, come una cosa che non si fa di solito in un bar. Stai andando a prendere un caffè, cosa fai? Ti apparecchi un bel gioco. È semplicemente la visione che le persone hanno del gioco che è ancora una cosa detta anche un po' in anni 90 da nerd, cioè nel senso fai una cosa un po' strana, sei un personaggio strano se ti appassioni a queste cose. Invece l'evoluzione, cioè utilizzare il gioco come mezzo culturale, è una cosa che a me piacerebbe diventasse, nel senso esattamente come il cinema è diventata la settima arte, il gioco può essere un mezzo culturale da sfruttare per fare determinate cose. Poi la libertà del non gioco è la cosa che ovviamente ognuno può scegliere personalmente, non devi forzare le persone ad andare a giocare a qualcosa. C'è chi vuole, chi non vuole, chi va a vedere la partita di calcio e chi non ci va, è una scelta libera e personale. Semplicemente l'utilizzo del gioco come cioè riconosciuto come qualcosa che può essere utilizzato a livello culturale, insomma, ovviamente determinati tipi di giochi, perché non porto. In realtà i bambini, ve lo posso assicurare, che noi che collaboriamo con le scuole, i bambini giocano veramente a cose terribili, cioè nel senso sono veramente cattivissimi quando giocano. Cioè, Exploding Kitten è diventato ormai, ce l'hanno praticamente tutti in casa e si danno delle grandi, si fanno delle grandi sfide. Però semplicemente da vedere come una cosa che non è così strana, non è un male il gioco, ecco, che sia gioco analogico o gioco digitale, deve essere una cosa semplicemente un mezzo diverso in cui si può imparare anche la cultura, ma non necessariamente essere qualcosa di didattico, perché poi uno ci si annoia. Se lo vuoi far diventare così, bene, altrimenti non giocare oppure utilizzalo come una serata normale. Cioè, la libertà di scelta penso che sia una delle cose più belle che si possano avere comunque anche in ambiente ludico. Io, se non avete nient'altro da aggiungere, se volete dire qualcos'altro, vi lascio volentieri la parola, altrimenti vi saluto e vi ringrazio per aver dedicato questa ora abbondante alla prima convention di Ludo Storia. Vi
intervenendo come figure che nell'ambito del gioco hanno appunto, come dicevo prima, portato questi due titoli che hanno fatto avvicinare veramente un sacco di gente alla storia, hanno fatto scoprire anche periodi storici che magari di cui alcuni di noi hanno vissuto, come appunto l'assedio di Sarajevo, io avevo 10 anni quando c'è stato, ma anche periodi storici un pochino più lunghi come la guerra civile in Spagna, in cui penso che nessuno di noi comunque abbia vissuto direttamente, e abbiamo potuto vivere dal punto di vista sia del civile, quindi con This War of Mine abbiamo la possibilità di capire che cos'è un'esperienza di questo tipo, e in No Pass Run delle scelte difficili che si fanno dal punto di vista proprio della resistenza. Quindi io vi ringrazio davvero tanto per aver accettato questa conferenza amichevole, perché abbiamo fatto una chiacchierata, e ringrazio anche il pubblico che ci sta seguendo e ci ha seguito in questa ora. Vi saluto, vi do la buona. Grazie mille, grazie a voi, grazie a voi. Ciao, grazie. Ci sentiamo presto, spero, vi ringraziano anche dalla chat, e niente, ci vediamo sicuramente, spero di incontrare Silvio al prossimo Modena Play, con Marcello ovviamente, ci sente. Se non sai dove siamo, passa da Studio Supernova, che siamo lì, perché Marcello è il nostro datore di lavoro in quei giorni. Non sono io. Invece sei tu. Non c'entro niente. Invece sei tu. Io vi dico anche un'ultima cosa per chi sta seguendo la live, che alle 12 invece saremo live a parlare di GDR storico con proprio il personaggio che è qua presente, che con Helios parleremo di GDR storico, di narrazione storica, e parleremo dei suoi progetti da Trincea 1917 e anche altre cose. E insieme anche a Simone, il presidente dell'associazione ludica Come la Sfoglia di Parma, che sta sviluppando un GDR sul gioco delle barricate 1922. Quindi se siete interessati, alle 12 ci vediamo qui proprio con Helios e Simone a parlare di narrazione GDR storici. Intanto vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie mille. Ciao. Ti aspetto dopo, eccolo qua, infatti, Helios. A prestissimo, ci vediamo tra pochissimo. Ciao. Ciao.